Allora, sindaco, la parola Awards si ripete. America's Cup, grande evento, questa esibizione sui corpi umani. Napoli, il centro d'Europa, siamo Napoli attualmente è l'unica città in Italia che ospita questa manifestazione. Sì, ma Napoli, io dall'inizio che mi sono insediato, Napoli deve ritornare ad essere una città internazionale, una grande città nel mondo con le sue caratteristiche, con la sua determinazione, col suo cuore. Questa mostra, devo dire, è straordinaria, il corpo umano, l'anatomia, un messaggio di prevenzione, di studio, e veramente credo colpisce anche l'immaginario, è un rapporto anche col mistero, con la vita, con la morte. È una mostra da visitare, poi ognuno si fa le opinioni che crede, ma credo che sia noi siamo orgogliosi che dopo Roma ci sia Napoli, con Napoli l'America's Cup, l'Albergo dei Poveri, la mostra del corpo umano, le tante cose che stiamo facendo. Abbiamo grande determinazione e grande cuore, visto che parliamo di corpi. Un processo di europeizzazione oramai. Veniamo dalla stazione Via Toledo, un ulteriore passo e grandissimo passo, una bellissima struttura. Quindi è un processo che prosegue alla grande. Napoli sempre più capitale d'Europa. Ma ogni giorno, noi non è, ci fermiamo mai. È così, la stazione di Via Toledo che è stata inaugurata oggi, aprirà al pubblico tra qualche giorno, è straordinaria. Del resto siamo oggi una delle migliori metropolitane del mondo, non d'Europa, con tanti sforzi economici, di lavoro, gli operai, gli architetti, il comune, la stessa regione, il governo, però devo dire soprattutto un lavoro che facciamo ogni giorno per dare questa concretezza di una Napoli che vuole essere protagonista non solo in Europa ma nel mondo. Un'ultima domanda, potrebbe De Magistris rilanciare una struttura come quella dell'Albergo dei Poveri, che ha un suo gemello solo a Madrid, una struttura vastissima, si parla di 10 km di gallerie, una struttura che secondo me il Comune di Napoli dovrebbe tenere di ben conto e valorizzarla? Ma l'abbiamo già rilanciata, perché con questa mostra, con le altre cose musicali che facciamo, con la Casa dei Beni Comuni che inaugureremo tra qualche giorno, ovviamente per ristrutturare l'intero Albergo dei Poveri abbiamo bisogno della Regione e del Governo. Io ho presentato dei progetti molto chiari, la Regione qualche anno fa ha bloccato i trasferimenti, ho parlato col Presidente Caldoro, gli ho chiesto di fare ogni sforzo per sbloccarli, almeno per mettere in sicurezza tutta la parte, diciamo, che affaccia sulla strada, quindi poter consentire l'agibilità intera. Poi col Governo abbiamo presentato un piano al Ministro Barca e agli altri ministri perché ci diano i finanziamenti per questo gioiello. Un gioiello che ospitava nel segno dell'amore e dell'inclusione 10.000 persone, Albergo dei Poveri. Noi vogliamo fare la casa dell'accoglienza, la casa appunto per assistere i nuovi poveri della crisi del capitalismo di oggi, gli immigrati, laboratori musicali, del teatro, dell'enogastronomia, della sartoria, della musica napoletana. Questa è la nostra casa. Dobbiamo premere, però con grande determinazione. Io credo che anche gli altri enti non potranno far mancare il loro sostegno, perché questa è Napoli e il ritorno poi ce n'è per tutti. Perfetto, la ringraziamo.